Ciao, sono Katia De Monte, speaker e giornalista. E questo è Ricomincio da 3, il nuovo podcast di Macro Librarsi, il negozio etico online più grande d'Italia per il benessere green, la salute della terra e delle persone. Ti leggerò 3 pagine al giorno tratte dai 30 libri più belli che hanno cambiato la vita di migliaia di persone per aiutarti a diventare la versione migliore di te. Le parole sono finestre oppure muri? Questo è il titolo del libro che abbiamo scelto oggi per te di Marshall Bertram Rosenberg. Il dottor Marshall Rosenberg è uno psicologo, un brillante conferenziere, poeta e artista ed è il fondatore di un'organizzazione internazionale negli Stati Uniti che si occupa proprio della non violenza nella comunicazione, associazione senza scopo di lucro. Nel 61 si è laureato in psicologia clinica presso l'Università del Wisconsin e ha poi sviluppato la formazione in comunicazione non violenta per diffondere rapidamente i mezzi necessari per la risoluzione non violenta dei conflitti, con il fine di sviluppare competenze per creare organizzazioni, sistemi personali, familiari, educativi, politici, istituzionali, economici al servizio della vita e non al servizio del potere. Quanto è importante comunicare bene per non essere fraintesi? Siamo capaci di dire no senza sentirci in colpa? Perché ci arrabbiamo? Sappiamo discutere senza cadere in un litigio, scendere a compromessi mortificanti? E poi ascoltare. Sappiamo realmente metterci in ascolto dell'altro senza aspettative? L'importanza di una comunicazione di qualità con se stessi e con gli altri è sicuramente uno strumento fondamentale per rendere veramente autentica la nostra esperienza su questa terra e le connessioni con chi ci abita. Quindi il libro che abbiamo scelto oggi è un punto di partenza. Grazie a racconti, esempi, semplici dialoghi, ci insegna a manifestare comprensione rispettosa per i messaggi ricevuti, a modificare gli schemi di pensiero che portano alla collera, alla depressione, a dire ciò che desideriamo senza suscitare ostilità e infine a comunicare utilizzando il potere curativo dell'empatia. Le soluzioni che vengono proposte sono molto concrete e soprattutto utili per instaurare rapporti basati sulla comprensione dei bisogni non solo del prossimo, ma anche di noi stessi. Ed ora iniziamo subito a leggere. Il primo passo per esprimere la rabbia con pienezza è quello di sollevare l'altra persona da qualunque responsabilità per la nostra rabbia. Serve liberarsi da pensieri quali lui, lei o loro mi hanno fatto arrabbiare quando hanno fatto questo, perché un tale modo di pensare ci porta ad esprimere la nostra rabbia in modo superficiale, incolpando e punendo l'altra persona. Il comportamento altrui può essere uno stimolo per i nostri sentimenti, ma non può essere la causa. Non ci arrabbiamo mai a causa di qualcosa che qualcun altro ha fatto. Possiamo identificare il comportamento dell'altra persona come lo stimolo, ma è importante stabilire una distinzione chiara tra lo stimolo e la causa. Vorrei mostrare questa distinzione con un esempio tratto dalla mia esperienza di lavoro presso un carcere svedese. Il mio compito consisteva nel mostrare ai detenuti che si erano comportati in modo violento come potevano esprimere interamente la loro rabbia senza uccidere o picchiare altre persone. Durante un esercizio che li invitava a individuare lo stimolo della loro rabbia, un detenuto scrisse: «Tre settimane fa ho fatto una richiesta ai funzionari del carcere e loro non mi hanno ancora risposto». Questa affermazione era un'osservazione chiara dello stimolo in quanto descriveva ciò che altre persone avevano fatto. Gli chiesi poi di esprimere la causa della sua rabbia, ponendogli la domanda: perché quando è accaduto questo lei si è sentito arrabbiato? «Gliel'ho appena detto», esclamò lui. «Mi sono sentito arrabbiato perché non hanno risposto alla mia richiesta». Identificando lo stimolo con la causa, si era indotto a pensare che a farlo arrabbiare era stato il comportamento dei funzionari del carcere. È facile abituarsi a pensare in questo modo, in una cultura che si serve del senso di colpa come un mezzo per controllare le persone. In queste culture diventa importante indurre le persone a credere che possono fare sentire gli altri in un certo modo. Laddove il senso di colpa è usato come una tattica di manipolazione e di coercizione, è utile confondere lo stimolo con la causa. Per farvi un esempio, i bambini che si sentono dire
Fai star male la mamma e il papà quando prendi dei brutti voti. Sono indotti a credere che sia il loro comportamento la causa del dolore dei genitori. La stessa dinamica può essere osservata nei rapporti di coppia. Mi hai davvero deluso quando non sei venuto per il mio compleanno. La lingua italiana permette utilizzo di tattiche che inducono il senso di colpa. Noi diciamo «mi fai arrabbiare», «comportandoti in quel modo mi ferisci» oppure «mi sento triste perché hai fatto questo». Utilizziamo la nostra lingua in molti modi diversi per indurre noi stessi a credere che i nostri sentimenti siano il risultato di ciò che altri hanno fatto. Il primo passo verso la piena espressione della rabbia consiste nel riconoscere che quello che le altre persone fanno non è mai la causa del modo in cui ci sentiamo. Qual è dunque la causa della rabbia? E cosa possiamo fare per cambiare questa concezione? Questa energia vitale è tanto più tangibile ed accessibile quanto più ci concentriamo su ciò di cui in un determinato momento abbiamo bisogno. Ad esempio, se un'amica arriva in ritardo in un appuntamento e noi avevamo bisogno di essere rassicurati del fatto che a lei importasse qualcosa di noi, potremmo sentirci risentiti. Se invece il nostro bisogno è quello di impiegare il nostro tempo in modo costruttivo, potremmo sentirci frustrati. Se d'altronde il nostro bisogno è quello di avere 30 minuti di tranquilla solitudine, potremmo sentirci grati per il suo ritardo e niente affatto arrabbiati. Pertanto, non è il comportamento dell'altra persona che causa il nostro sentimento, bensì è il nostro bisogno. L'essenza della rabbia è un bisogno che non viene soddisfatto. Anziché provare una giusta indignazione, vi suggerisco di connettervi empaticamente ai vostri bisogni personali o a quelli degli altri. Questo può richiedere molto esercizio, per mezzo del quale più e più volte dovremo sostituire consapevolmente la frase «sono arrabbiato perché loro» con un'altra espressione, ovvero «sono arrabbiato perché ho bisogno di». Direi che si tratta di una lettura veramente molto molto chiara. Vi confesso che quando ho letto questo libro il mio modo di comunicare è totalmente cambiato. Mi è servito tantissimo capire meglio cosa c'è dietro le situazioni che mi fanno arrabbiare e comunicare in modo più efficace e meno conflittuale in tutte le relazioni della mia vita, compresa la mia famiglia, ma poi anche nel lavoro, per relazionarmi in modo più vantaggioso, magari con chi ogni giorno ho di fronte. E non sono l'unica, perché ora vi leggo alcune recensioni molto significative. Ad esempio Giulia ci scrive, proprio dopo aver letto questo libro, di cui vi ripeto il titolo così magari avete modo di segnarvelo, «Le parole sono finestre oppure muri» di Marshall Bertram Rosenberg. Quindi torniamo subito a Giulia e alla sua recensione. Dice: le parole sono importanti e questo libro meraviglioso ci insegna come usarle per costruire ponti e aprire finestre e soprattutto come vivere meglio insieme agli altri, affrontando i conflitti in un modo nuovo che non ci faccia del male e che ci aiuti a crescere. Davvero, ne consiglio assolutamente la lettura, è un'esperienza che arricchisce e che fa bene. Se poi siete genitori è imprescindibile provare per credere. E Viola dice: una lettura estremamente utile per migliorare il proprio rapporto con gli altri e con se stessi. Sì, perché si possono involontariamente indirizzare messaggi violenti anche a se stessi e prenderne coscienza è il primo passo per cambiare. E nel salutarti voglio ricordarti che questo è il podcast di Macrolibrarsi, il negozio online etico più grande d'Italia per il benessere green, la salute della terra e delle persone, alimentazione, libreria, erboristeria, eco-bioshop e tanto altro. Scegli anche tu l'alternativa naturale. Infine, per seguire ogni giorno il nostro podcast Ricomincio da 3 e scoprire i 30 libri del cambiamento scelti per te, il link è questo, macrogo.to/podcast. Noi ci sentiamo domani ancora una volta per scegliere la versione migliore di te.